partiti! Eccoli qua, partita la Stra Bologna numero 35, i 10.000, il serpentone che è partito. Guarda le facce di chi sta partendo, non ce n'è uno che non sta sorridendo. Ma certamente, altrimenti insomma non sarebbe Stra Bologna. Diciamo che, allora io mi avvicino un attimo perché tra i vari organizzatori vedo che c'è un po' ovviamente di confusione, perché questo è un momento davvero topico, importante di questo momento. Allora girati un attimo, Francesco Costanzini è l'addetto stampa di Wisp, e non solo addetto stampa, è un po' coordinatore insieme a Franco Carati di questo che è una grandissima organizzazione. Francesco, voi siete partiti da ieri mattina, in pratica com'è andata da ieri mattina qua dopo 24 ore di Stra Bologna? Da ieri presidiamo la piazza, siamo contentissimi perché i risultati sono veramente buoni. Tantissime persone, tantissime richieste, sono finiti i pettorali, sono finite le maglie, quindi siamo davvero un grande successo, oltre 10.000 persone. Senti, ci racconti ovviamente intanto mentre la gente va, quindi è bellissimo vedere, sentire i loro saluti e quant'altro, cosa succede insomma da mezzogiorno in poi quando finiscono le premiazioni? Da mezzogiorno in poi, nel pomeriggio inizieranno attività per i bambini al centro, quindi tra i VIP Clown, anche i PASVI, il collegio di infermieri, inoltre concerti musicali grazie al maestro Tony Cuccaro, quindi un pomeriggio dedicato veramente ai bambini e alle famiglie. Senti, invece qual è la possibilità, se ne parlava prima con Antonella, di poter farsi ricordare con tutti i social network che avete messo su quest'anno? Allora, basta usare un semplice telefono, uno smartphone o un tablet, farsi un autoscatto, un cosiddetto selfie, e postarlo sui social network con l'hashtag Strabologna 2014. E quindi alla fine viene dopo lì, ci si può rivedere? Sul sito della Stra Bologna, www.strabologna.wisbologna.com, in basso potete vedere tutte le foto scattate con questo hashtag. Perfetto, grazie e in bocca al lupo, grazie Francesco, e complimenti anche per l'organizzazione. Tra l'altro, Matteo, allora, abbiamo detto tanti che sorridono, ma in realtà tanti che non perdono il piglio da competitivi e controllano l'orologio, i tempi e che sia tutto in ordine. Sì. Eccoli qua. Allora, in pratica c'è qualcuno che, ovviamente, come abbiamo detto, il biscione della partenza sta veramente, come dire, sconfinando. E allora loro si stanno un po' rompendo le scatole. Oh, ma allora ci sono... Allora, ascolta, piano, qua non ci sono soltanto i podisti, Allora, qua ci sono anche... Vediamo un po' se la nostra telecamera riesce... tanto lui è alto, ce la fa. Allora, dall'acqua sei arrivato a correre, come mai? Così, una nuova emozione, diciamo. Raccontaci le tue ultime imprese. Le mie ultime imprese, allora, vabbè, i mondiali dell'anno scorso, del 2013, due medaglie d'oro nella 6 e nella 20 km. E poi l'ultima prova di Coppa Italia di fondo, sono arrivato primo con un vantaggio di 30 secondi dall'altro mio compagno di squadra Alex Battista. Diciamo che abbiamo iniziato bene la stagione comunque. Senti, le pinne dove le lasciate? No, le pinne le abbiamo lasciate a casa. Con le pinne non si corre bene. Erano un po' ingombranti per correre. Senti, però sei tu, vero, che hai provato anche a fare la traversata? Sì, ho provato a fare la traversata dello stretto di Messina. E non è andata tanto bene l'anno scorso per via un po' delle correnti. Il 21 settembre la riprovo. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Allora, ma vai a correre adesso? Sì, andiamo a camminare insieme agli altri della squadra. Sì, anche dai. Perché qua è come attraversare lo stretto di Messina, riuscire a correre con questa folla. Esatto. No, siamo con gli altri della squadra e ci facciamo una camminata così. Bene, in bocca al lupo allora. Crepi il lupo, grazie. Ciao. Allora, anche quindi dai volti dello sport abbiamo trovando, visto un po' tutta la Bologna che corre, la Bologna appunto come la sua che fa nuoto pinnato, campione mondiale di nuoto pinnato, e quindi c'è Nyongabo, andiamo a vedere invece. Vieni Venuste Nyongabo, benissimo. Allora, adesso parlato con un campione di nuoto pinnato, e invece adesso ci ritroviamo un grande campione di corsa. Tu sei stato per tanti anni anche testimonial, no, di questa corsa meravigliosa. Hai deciso di abitare ancora a Bologna. Questa città cosa ti sta dando? Per me è bellissimo, vivo da Bologna più di 20 anni, no, da più di 11 anni.
è una città bellissima, soprattutto quando c'è questa gara di Astra Bologna, che per me è una vetrina educativa, perché come il presidente della WISP diceva, educhiamo attraverso lo sport. Ieri sera quando ho visto le varie associazioni che si stanno dando per promuovere i stranieri che sono qua per le cucine, io che sono qua per la migliore integrazione dello straniero che qua che può contribuire a questa città, soprattutto rispettando le regole di cittadine bolognese. Grazie, in bocca al lupo, Venuste. Crepi. Ciao. Allora, da un campione olimpico come Venuste Niongabo, che ha vinto le Olimpiadi sui 10.000 metri, uno come Marco Orsi. Allora, l'abbraccio è bellissimo. Allora, dalle pinne al campione mondiale dei 10.000 a qua a uno che invece è un velocista di nuoto, là, Marco Orsi. Allora, tu sei stato indicato come il testimonial di questa bella novità quest'anno di Stra Bologna. Guarda, sai che sono veramente fiero di essere testimone di questa grande corsa, avrei preferito che piovesse, così ero più a mio agio, capito? Però vabbè, dai, sono partito, ho fatto uno scatto bruciante da buon velocista, poi sono ritirato. Non me lo sono sentito, 10 chilometri sono troppi. Senti, invece questa è una bellissima festa. Ho visto che anche voi atleti della WISP vi siete, come dire, è stato bello comunque partecipare a questa festa della WISP a Bologna. Assolutamente, la WISP ha questa grande capacità di riunire moltissime persone nelle sue, chiamiamole feste, comunque organizza eventi bellissimi e sono felice di far parte di questa grande famiglia e magari anche rappresentante della WISP. Infatti mi sono unito anch'io, non so correre per niente, però mi devo dare qualche lezione a lui, devo farmi dare. Sì, infatti Venuste ti sta aspettando. Venuste, per provare. Venuste lo conosco da tanto. Obiettivi, gli europei? Gli europei di agosto, di Berlino, e infatti sono qua per allenarmi, vedi che no dai, gli europei di Berlino proveremo sicuramente a fare bene, ma sono tra 2 anni le Olimpiadi, quelle sono l'obiettivo principale. In bocca al lupo, Marco. Grazie. Allora, complimenti per lo spirito, vedi che lo sport fa bene anche all'ironia. Sì, hai delle scarpine che ti si riconosce un po' da lontano, eh? Esatto, bravo. Grazie Marco Orsi. Allora, quindi hai visto tutto il mondo dello sport bolognese qua? Mamma mia, Matteo, incredibile. Ed è bellissimo questo, perché appunto un po' anche tutte le discipline. Certo, tutti coinvolti, allora, perché lo sport è sport a 360 gradi, poi uno è bravissimo a fare quello che fa meglio, però voglio dire, una bella corsa fa bene a chiunque, perché fa fiato, perché ti dà energia, perché ti scarica le tensioni, ti fa dimenticare i problemi, almeno per quel momento ti aiuta a pensare, pensa quante idee matureranno in queste 2 ore a tutte queste persone che passeggiano. Guarda, io stavo guardando, sono già passati 7 minuti e ancora non si vede la fine della partenza. Pensa che roba, è veramente bellissimo, proprio perché, ecco, adesso ci sono anche mi sembra queste sono scuole, dai grandi ai piccini, questa esattamente sono le scuole Lipparini, perché ovviamente la WISP lavora anche all'interno delle scuole e quindi è chiaro che ci sono anche le scuole, in questo caso appunto le scuole Lipparini con i genitori, i bambini e tutto quanto. E non sono le uniche scuole, perché in realtà tutte coinvolte, come dicevi, con percorsi in aula, percorsi fuori che poi preparano questi momenti. Allora, cioè, io Alessandro, guarda la telecamera, tu non sei partito però ancora, Alessandro Gallo è praticamente l'uomo sport del Carlino, abbiamo prima sentito Franco Caniato che è quello magari che decide, tu sei l'uomo a cui arriva tutto il mondo sportivo di Bologna. Sì, più o meno sì, quindi siccome devo diciamo così ricordarmi tutti i ragazzi, devo restare per forza qua, per questo motivo non posso correre. Senti, abbiamo visto una nutrita, mi faceva notare Antonella, un nutrito cappannello di giornalisti che invece erano lì pronti colleghi a correre. Del Carlino con pantaloncini, perché loro sono ragazzi seri che si allenano tutte le mattine, sono molto bravi e quindi hanno voglia di correre e... No, sono scherzi a parte, sono ragazzi che si preparano quasi tutte le mattine correndo sull'anello dei Giardini Margherita, quindi sono molto bravi, molto preparati ed è giusto che oggi corrano e si divertano in questa manifestazione. Invece corri col motorino e con i tuoi figli per portarli a scuola. Sì, sì, il motorino tra l'altro l'ho parcheggiato, sono riuscito a parcheggiarlo bene direi, quindi sono riuscito ad arrivare nella maniera migliore dei modi e è un bel colpo d'occhio, credo che come sempre sia una grande festa per questa città.
Grazie, grazie Alessandro Reallo, in bocca al lupo ovviamente, le pagine del Carlino come sempre sono pienissime. Esatto. Io infatti chiederei anche ai ragazzi della regia di seguire, anzi in realtà mi sembra che forse sì, abbiano già concluso, però sono state bravissime e sicuramente mentre noi stavamo parlando loro sono state al centro, anche perché sono, come ne parlavamo prima con loro, loro hanno appena partecipato al Paladozza da poche settimane ai campionati italiani di cheerleading, sono arrivate quarte, speravano di arrivare ancora meglio per potersi giocare le chance anche per andare, però insomma c'è sempre la possibilità di farlo. Oh, Matteo, allora, non è finita, eh? Beh dai, però guarda, ci siamo quasi, eh? Quasi, cioè, ma non è diciamo finita. Che questa è la coda, diciamo, di chi si prende, ecco, probabilmente vediamo un po', lì c'è un panino, pensavo che fosse un bimbo piccolo dentro la pancia, stavo dicendo probabilmente quello è il bambino più piccolo, ma in realtà abbiamo dentro individuato la mascotte, Matteo sta posando per delle fotografie, allora se riusciamo a farla avvicinare, andiamo a vedere se la mascotte chissà se parla. Allora, oilà, c'abbiamo una mascotte bella e una proprio brutta, sei proprio brutto, posso dirtelo? Brutto, non vorrei dire, ma insomma, Antonella, io ti lascerei la mascotte, no, brutta, però. Fa niente. Non fa niente. Passo. Passi. Allora, Strabilio, parli pure? Parli o non parla? Allora, invece parlate voi, siamo in diretta su Telecentro. Allora, voi chi rappresentate? Allora, noi siamo i clown dell'associazione Viviamo in Positivo, che andiamo negli ospedali di Bologna il sabato e la domenica. Adesso c'è un nostro rappresentante dentro Strabilio. Abbiamo lo stand nell'angolo della farmacia e aspettiamo bimbi e grandi con trucca bimbi, giocoleria e i palloncini per i bimbi. Se volete passare con un'offerta di €1, diamo il naso rosso a tutti quanti. Allora, quello che io sinceramente non lo invidio, è posso farti complimenti, proprio veramente non ti invidio per il caldo che avrà sicuramente. Però allora, voi in quali ospedali siete qua a Bologna? Allora, noi andiamo il sabato e la domenica al Bellaria, al Rizzoli e all'ospedale Maggiore. Poi andiamo anche nelle case di riposo una volta al mese, a Villa Ranuzzi e a Villa Serena. Senti, che cosa fate con i bambini? Soprattutto i bambini, penso, oppure no? Anche per Villa Ranuzzi di bambini ce ne saranno pochi, insomma. Noi diciamo sempre così, noi andiamo dai bambini, ma andiamo dai bambini di tutte le età. Quindi andiamo nei reparti in cui abbiamo l'autorizzazione, non esclusivamente in pediatria, anzi abbiamo molti reparti di adulti e la risposta è altissima, perché portare un sorriso in ospedale non ha prezzo. È vero, probabilmente non ci sono parole, il sorriso è la cosa più bella. Sì, però. Sì, abbiamo. Quando lo raccontiamo la gente si stupisce, però è proprio c'è una grandissima risposta anche da parte degli adulti. Bene, bambini di tutte le età. Bene, grazie mille e grazie a voi. Ovviamente in bocca al lupo per il vostro, che non è un lavoro, vero? È un piacere. No, siamo volontari, facciamo un corso e siamo tutti volontari che nella vita fanno altro e sabato e la domenica vanno a fare questa attività. Grazie mille. Matteo, guarda, allora, che trionfo a quattro zampe. Ci sono anche appunto tanti amici a quattro zampe. Allora, Per tutto lo scorso anno Antonella mi ha preso in giro perché io ha intervistato anche i cani. Questi sono bellissimi. Sono meravigliosi. Io non me ne intendo. Sono tutti golden. Brava, esatto. Io infatti ti chiedevo di aiutarmi per quello che riguarda appunto la razza di questi cani. Sono tutte, mi sembrano appunto della stessa razza e sono veramente belli. Anima golden. Anima golden. E magari Vuoi intervistare allora, qualche cane? Ma sì, Matteo? Ma perché no? Cioè, no, vabbè, quindi praticamente io e i cani ci capiamo bene, vero? Abbiamo lo stesso linguaggio e quindi possiamo capirci molto bene. Allora, andiamo. Allora, c'è qualcuno? Noi siamo in diretta su Telecentro adesso, le telecamere sono là, abbiamo ripreso tutti i vostri bellissimi cani. Insomma, qualcuno mi spiega perché siete insieme, che cosa fate? Abbiamo visto un cartello vostro. Noi siamo, guarda come si è rotto. Siamo un gruppo di Facebook di amanti dei Golden Retriever. Ci chiamiamo Anima Golden e ci incontriamo per stare insieme e condividere la gioia della vita con i nostri cani. Senti, ma mi sembra che questo qua proprio di fare la strabologna, altro che non è mia che tanta voglia. Questo qua ha detto oggi io me ne sto in piazza.
Sì, non ha dormito stanotte per l'emozione e viene da Torino. Quindi. Allora, mi hanno preso in giro l'anno scorso perché ho fatto un'intervista a un cane. Allora, ci proviamo. Ascolta, come si chiama? Hippie, ti sei girata. Bene. Piacere, se ti puoi spostare un attimo, vediamo. Allora, piacere, allora, ascolta, sta Bologna oggi niente. Oh, non ne vuole sapere proprio, se. Oh, ha detto portatemi da bere, io rimango così, Senti, crocchette? Niente, non risponde, ma vi posso garantire che sta benissimo, anzi, sta meglio di tutti. Allora, Ippi si rialza, tutti i suoi amici la vanno a trovare, lo vanno o l'avranno, maschio o femmina? Una femmina la vanno a trovare e quindi insomma direi che se la stanno proprio passando e anche oggi ce l'ho fatta, ho provato, cioè non mi ha risposto però ci ho provato anche oggi. Io non la do finita qui perché secondo me li aspetti anche all'arrivo, all'arrivo. Ovviamente, allora Antonella si è aperto, allora noi ci spostiamo, direi che visto che è finita la partenza, noi ci possiamo spostare e possiamo tornare verso la piazza, verso il centro della piazza con l'amico Strabilio. Adesso abbiamo circa un quarto d'ora, 20 minuti per arrivare all'arrivo dei primi, perché se questa è la partenza, dall'altra piazza, dall'altra parte della piazza c'è l'arrivo. E quindi io poi tengo d'occhio il telefono perché quando comincio a vedere un po' di tweet simpatici li leggiamo con l'hashtag Strabologna 2014. Sì, allora direi che ci sono anche, adesso si possono vedere un pochino meglio, no? Anche tante persone che hanno dato una mano a WISP nell'organizzazione di questa bella mattinata. In modo particolare Datti una mossa, che è l'organizzazione della Regione Emilia Romagna, dell'ASL, che portano tutti gli anni questa bella pensiero, ovvero dello sport che serve, un po' quello che ci siamo detti anche col sindaco, con tante cioè che lo sport fa bene in modo particolare proprio a riuscire a diminuire l'ospedalizzazione, quindi riuscire attraverso una migliore salute anche a diminuire i costi, come sappiamo, della sanità, che praticamente, come sappiamo, l'80% del costo della regione è dato dalla sanità e quindi diminuire i costi di ospedalizzazione vuole dire far star bene un po' tutta anche la nostra regione, risparmiare, e in un momento, in questi anni ovviamente di crisi e di spending review, e quindi basta. E ovviamente basta fare un pochino più di sport, certo. Allora vediamo anche Bologna, non è soltanto Strabologna, guarda i gruppi di turisti che forse magari non sanno che cosa ci sarà stamattina, no? E cosa ci sarà stamattina e invece qualcuno gli avrà spiegato che cos'è Strabologna. Allora, intanto ieri ci hanno raccontato di questa fotorama, che praticamente è stata una bella gara, una sorta di caccia al tesoro fotografica, e sono sul palco adesso le premiazioni di questa gara fotografica e quindi insomma pensa anche bello, hanno avuto più di 300 iscritti a gruppi che di sport non gliele può fregare di meno, però sono amanti della fotografia, certo. E hanno deciso di venire a Bologna, anche molto da fuori Bologna, per fotografare i punti più belli della nostra città, e credo che sia anche un modo per fare anche questo turismo, per far conoscere Bologna in un modo diverso, no? Sì, ma anche come abbiamo detto per le persone che vivono a Bologna, che però non hanno tempo di conoscere la loro città. Con queste occasioni in cui si passeggia di domenica col sole, con calma, si scoprono degli angoli della città incredibili, bellissimi. Questo è un centro medievale grandissimo, è il più bello d'Europa. Adesso chi ci segue dalle altre città dirà non è vero, in Emilia sono tutti bellissimi. È vero, naturalmente, quindi perché non approfittarne per conoscerla, per fotografarla e poi per condividere tutto quello che si è visto. Allora, in effetti questo è il momento, come dire, tra virgolette più vuoto, no, di questa mattinata. Praticamente 5-6 minuti fa sono finite le partenze, ci ha messo oltre 10 minuti tutto il serpentone per partire. I primi credo che secondo me fra un 10 minuti arriveranno, magari quelli che hanno fatto solo 3 km e mezzo, certo. È stato proprio una passeggiata.
L'arrivo, visto che Roberto è qui con la telecamera a spalla, è praticamente quel lì in fondo, quindi praticamente poco lontano da noi. E nello stesso momento, quindi vedremo fra un po' le prime arrivi. Ma la bellezza di Strabologna è che non è una competitiva, motivo per cui chi se ne frega, scusate un po', chi arriva primo, chi arriva secondo. L'importante appunto qualcuno è godersi questa bella mattina. Allora, intanto, esatto. Oddio, non sono le mie, per fortuna posso... Controllate di avere le chiavi in tasca. Esatto, nel senso che gli ascoltatori e i nostri telespettatori, si spera per loro che non abbiano questo problema. Nello stesso momento appunto si sta dicendo in piazza questo avviso, diciamo così, di servizio. Allora, non è neanche facile appunto trovare qualche organizzatore, perché tutti quanti si stanno impegnando nel verificare. Ecco, magari facciamo una cosa, io chiedo all'organizzazione, in modo particolare a Francesco Costanzini, che è il ragazzo appunto dell'ufficio stampa, di farci avere qui qualcuno, soprattutto magari di quelli che ha sostenuto anche, come la Regione Emilia Romagna, o che stanno portando avanti progetti particolari, in modo tale da avere qualcuno per, proprio perché adesso è il momento più semplice. Dopo con gli arrivi e con le premiazioni invece saremo anche noi sul palco a sentire tutte le persone che hanno partecipato questa mattina. Allora io mi sposto un attimo solo, ti lascio solo. Allora, io lo ricordo perché qua l'appuntamento non è solo in piazza, non è solo per chi corre, ma è anche per chi scatena i suoi smartphone, le sue macchine fotografiche, per inondare il web di fotografie seguendo l'hashtag Strabologna 2014. Io non so se riusciremo a mostrarvele tutte, però sicuramente chi poi tornerà a casa e si vorrà rivedere in quel modo la rivedrà. Matteo, chissà se riusciremo a mostrarle un po' di foto dopo. Ci proviamo, perché la giornata è molto bella, si sta un po' annuvolando, però dal punto di vista agonistico questo cielo un po' coperto permette di fare meno fatica. No, assolutamente sì, cioè, se noi ci pensiamo, ieri siamo arrivati vicino ai 30 gradi, credo che sia stato veramente in assoluto per questi primi giorni di primavera il momento più caldo. Oggi invece questo cielo ci sta aiutando tantissimo, sì, perché anche questo venticello un po' fresco, sì, aiuta, sì, ad andare meglio. Ma qua, pensa, cioè, ovviamente noi lo diciamo da chi sport lo pratica, e cioè poter correre con Stradio questa temperatura, uno si gode veramente, non ha problemi, no? Non senti la fatica, è la condizione migliore per correre. Esattamente, anche perché ci saranno quei 20 gradi favolosi, questa mattina è veramente fantastica. Allora, intanto torniamo a vedere i nostri amici che fanno sull'ospedale, che fanno servizio in ospedale, e credo che un servizio veramente, la cosa più bella che prima, quando abbiamo sentito i ragazzi che parlavano di questo loro servizio, è davvero il sorriso, e credo che le persone che soffrono, le persone che sono in un ospedale oppure appunto che hanno motivo di sofferenza, il sorriso sia la cosa più bella, è la cosa più semplice. Perfetto, allora buongiorno a Michele Tana, che è responsabile marketing di Emil Banca. Michele, da tanti anni siete a fianco di Strabologna, e in modo particolare quest'anno, ma anche gli altri anni, vi occupate del mondo della scuola, perché abbiamo visto tantissime scuole, ma non è finita, perché le finali poi ci saranno più avanti. Allora, accompagnano Strabilio. La finale ci sarà sabato prossimo, ma posso confermare che ancora quest'anno abbiamo avuto 4.000 ragazzi che hanno partecipato ai corsi di avviamento all'atletica. E questo per una banca di credito cooperativo come la nostra è la massima soddisfazione. 9 anni per una media di 3.000, sono 27.000 ragazzi che in questi anni hanno potuto beneficiare del supporto dell'Emil Banca. Sì, ma quindi si diceva anche durante la conferenza stampa, senza ovviamente perché siete qui, però una delle poche banche che ha fatto rimanere la propria testa, la propria testa, ma anche come dire, la propria volontà di investire sul territorio, no? Perché siete Banca di Bologna, nel senso, senza andare a nominare un'altra banca, però vivete qui, vi siete aperti un po' nelle altre province, però vivete qua e volete essere sul territorio. Assolutamente, io ricordo, per chi non conosce la nostra storia, che noi siamo l'unione di 13 casse rurali.
quindi le casse rurali sono sempre esistite sul nostro territorio, Appennino, pianura, città, e oggi le Milbanche è l'espressione di questa unione, per cui continua quell'opera verso il territorio di sviluppo. E poi, lo ricordiamo, state finanziando anche una marea, centinaia di piccole associazioni sportive. Esattamente, per la precisione sono 150. Abbiamo redatto il nostro ultimo bilancio sociale dove documentiamo tutte le nostre iniziative e sono ben 150. E beh, insomma, quindi è il vostro modo per dare una spinta e per far sì che molte di queste, senza questo contributo, probabilmente non ci sarebbero più. Assolutamente, perché ricordo che le Milbanche è una banca di credito cooperativo, non ha finalità di lucro, quindi gli utili della banca vengono ridestinati al territorio. La banca, le Milbanca, non porta via risorse dal nostro territorio. Bene, grazie a Michele Tana. E allora, cosa ci racconti? Ah, noi come associazione, la nostra associazione Succede Solo a Bologna, ormai da 4 anni collabora all'organizzazione di Strabologna, occupandosi di legare, se possibile, la manifestazione ancora di più al territorio. Abbiamo organizzato, come ogni anno, 2 visite guidate per conoscere la città e una caccia al tesoro fotografica che ha avuto 2000 partecipanti circa e che, insomma, ha portato le persone, fotografando e divertendosi, a conoscere, insomma, un po' la città. Senti, presente alla conferenza stampa, tu dicevi che sono anche tantissimi quelli che sono venuti fuori da Bologna, che in questo modo hanno conosciuto meglio la nostra città. Apriamo sì, le porte della città. Esatto. L'idea è quella proprio di far capire che Bologna non è solamente un importante snodo per raggiungere altre città, ma che ha delle bellezze che sono veramente considerevoli come patrimonio artistico-culturale. E quindi la nostra associazione cerca di far questo, di far conoscere sia a livello scientifico sia in modo divertente le tradizioni e tutto quello che riguarda Bologna. Senti, mi sembrava che aveste anche già un prossimo obiettivo, vero? Sì, noi abbiamo diversi obiettivi in realtà, perché stiamo, insomma, lavorando anche fianco a fianco per un progetto, stiamo iniziando un progetto molto importante che porterà, insomma, a conoscere, a creare un database vero e proprio di patrimoni artistici legati al territorio, e altri progetti sono in cantiere e sono legati non solo al restauro dei portici, infatti al nostro stand oggi ci sono anche i ragazzi di Un Passo per San Luca, per cui organizzeremo la festa finale della raccolta fondi. Insomma, la città si prende cura. Sta andando bene questa raccolta, molto bene, perché la molto città bene. Sta partecipando moltissimo. Sta partecipando moltissimo e soprattutto la cosa bella è proprio che il privato, il cittadino, partecipa con voglia, quindi non è solamente il cittadino facoltoso che può permettersi di partecipare, ma anche con una piccolissima donazione che è simbolica, però la città vuole essere parte di questo progetto. Anche perché i portici sono comunque è quello che vedi quando Bologna, adesso insomma. Con l'alta velocità un po' meno, però una volta quando si arrivava in treno si vedeva San Luca, in aereo dall'alto si vede il portico di San Luca, in autostrada è il portico più lungo del mondo, e speriamo che con queste azioni possa diventare un patrimonio dell'UNESCO, insomma. Certo. Grazie mille, in bocca al lupo per il vostro lavoro. Allora, quindi veramente stiamo conoscendo un po' tutto il mondo della Strabologna, un mondo veramente bellissimo e pieno veramente di tantissime novità, di tantissime cose. Abbiamo visto proprio questa unione di tante, cioè, pensiamo a, insomma, chi si occupa di fotografia ad un certo punto si occupa anche di lottare per la conservazione dei portici. Chi si occupa di banca ad un certo punto si occupa anche di far star meglio i bambini, di fargli fare sport, perché non l'ha detto prima Michele Tana, ma questi 4.000 bambini si ritroveranno fra una settimana nelle loro finali al campo dell'Arcoveggio, e dove ci saranno veramente
migliaia di bambini che lo sport magari non l'hanno potuto praticare se non attraverso questi, queste iniziative della WISP. Teniamo conto che per quest'anno si spera ovviamente che l'anno prossimo verranno ripristinati, non ci sono stati neanche i giochi della gioventù, motivo per cui anche quello che prima era erano dei momenti di aggregazione, un primo di approccio festa, con certo. Il mondo dello sport quest'anno è mancato, sono rimasti i campionati studenteschi, ma i giochi della gioventù sono mancati, motivo per cui li aspettiamo per il prossimo anno, ma intanto queste iniziative tra virgolette finanziate dal privato servono proprio per mantenere i bambini attivi. Voi pensate, io mi occupo di sport dalla mattina alle 8 alla sera alle 8 e vi posso garantire una cosa: guardando i giochi della gioventù ci sono dei bambini di 7-8 anni che non sanno correre, non sanno saltare, non sanno superare un ostacolo davanti a loro. Matteo, ma è perché non ci sono più i giochi di cortile come c'erano una volta? Assolutamente sì. Il mio obiettivo quando io avevo 7-8 anni era mangiare, andare al giardino con gli amici, certo, e giocare fino a che tu non ne avevi più di forze. Ora ovviamente, ma anche per motivi di sicurezza, voglio dire, è cambiata la società, però queste cose ovviamente non vanno perse. Cioè, io quando ero piccolino mia mamma mi faceva andare a 6-7 anni al campetto da calcio che era a 500 metri. E andavi da solo? Da solo, con la mia biciclettina. Certo. Quale genitore ora permetterebbe al proprio bimbo di 7-8 anni di andare da solo in bicicletta a fare 7-800 metri, stare là tutto il pomeriggio da solo senza che nessuno guardi e poi fidarsi di nessuno? Certo. Ovviamente purtroppo è cambiata la società come si diceva, ma questo va sicuramente a discapito del fatto che i bambini, vedo i miei figli in primis, la prima cosa che fanno quando tornano da scuola sedersi sul divano e cominciare a giocare col computer, purtroppo. E allora queste iniziative, eccoli, guarda, intanto sono i primi là, se magari le telecamere sono